meraviglierai affatto delle tue debolezze, ma riconoscendoti per quella che sei, ti arrossirai della tua infedeltà a Dio ed in Lui confiderai, abbandonandoti tranquillamente sulle braccia del Celeste Padre, come un bambino su quelle della propria madre. Carissimi, pace e bene a tutti voi e ben ritrovati. E iniziamo insieme questa nuova giornata, come stiamo facendo in questo mese di giugno, sempre sorretti, sostenuti dalla paternità di Padre Pio, che ci stimola nella vita cristiana, ci stimola ad andare avanti sempre più speditamente. Vedete quanto è bello il pensiero che oggi Padre Pio ci affida e ci dice questo: no, non ti meravigliare affatto delle tue debolezze, ma riconoscendoti per quella che sei, ti arrossirai, cioè troverai confusione, vergogna per le tue infedeltà e in Lui confiderai. Abbandonati tranquillamente sulle braccia del Celeste Padre come un bambino su quelle della propria madre. E questo è il segreto della vita spirituale, fratelli miei. Il segreto della vita spirituale, prima di tutto, è riconoscerci deboli e entrare, tra virgolette, in confidenza con le nostre debolezze, non per assecondarle evidentemente, ma perché le nostre debolezze prima di tutto ci mantengono umili, ci mantengono nell'umiltà, ci mantengono nella bassezza e poi ci fanno ricordare che noi siamo fragili, che noi siamo polvere, che noi, come direbbe San Francesco di Nostro, abbiamo solamente i peccati e quindi non possiamo inorgoglirci, quindi non possiamo pretendere chissà che cosa. E allora, ecco, le nostre infedeltà ci mantengono nella piccolezza e poi le dobbiamo accettare. Tante volte noi ci ostiniamo a pretendere da noi stessi, ecco, vette troppo alte. No, dobbiamo camminare a piccoli passi. Dobbiamo fare i conti con la nostra debolezza, ma nello stesso tempo camminare a piccoli passi. Com'è quando uno inizia a fare attività fisica, no? Mi piace fare questo paragone. Come quando uno inizia magari a correre, no? Non puoi iniziare a correre avendo come un traguardo una meta di 10 chilometri. No, non ce la faresti mai, non ce la faresti mai. E così è nella vita spirituale. Dobbiamo darci dei piccoli traguardi, piccoli passi quotidiani, però fatti nella costanza e nella perseveranza, e così, allenandoci quotidianamente, riusciremo a raggiungere anche le vette più grandi. Perché non sono i nostri meriti che ci fanno diventare santi, che ci fanno essere buoni, non sono i nostri meriti, ma è l'amore del Padre. No, Padre Pio lo dice: abbandonati come un bambino tra le braccia della madre. Quando un bambino è con la madre, col papà e con i suoi genitori, è sicuro, si fida dei suoi genitori, si abbandona realmente, anche se c'è un po' di pericolo, anche se c'è un po' di contrasto intorno a lui, ma se un bambino è con i genitori è sicuro. E così noi, se ci ostiniamo a fare di testa nostra, se ci ostiniamo a fare come noi pensiamo, come noi desideriamo, come no, quante volte io, questo io che mettiamo sempre avanti, io prego, io faccio la carità, io ho scelto. No, noi non facciamo niente, fratelli miei. Se presumiamo di fare noi con la nostra mente, con le nostre intenzioni, non concludiamo niente, ma lasciamo fare a Dio. Abbandoniamoci, affidiamoci a Dio, realmente mettiamoci nelle braccia di questo Padre Celeste, come dice Padre Pio, e lasciamo che sia il Signore a condurci. Questo è più difficile, perché forse il Signore poi ogni tanto ci porta dove noi non vogliamo andare, e lì dobbiamo anche accondiscendere, quindi essere obbedienti. Allora, se seguiremo gli esempi di Padre Pio, certamente anche la nostra vita spirituale assumerà una dimensione diversa. A tutti voi auguro una buona e santa giornata.